Amici, finalmente mi sono deciso a fare un passo nel futuro e ad abbandonare quel vecchio Matusa che è Ethereum per entrare in un mondo decisamente più veloce, più ottimizzato, più decentralizzato, più tutto, lasciatemelo dire, che è Cardano. Per l'occasione mi ho anche la maglietta customizzata, non so se la vedete, e insomma bisogna un po' rendersi conto, no, di quando si fanno errori. Io ho sempre parteggiato per Ethereum, come sapete, però perché di fatto non avevo mai provato Cardano, non ho mai provato l'ebbrezza di avere in mano il wallet, di inviarli, di metterli in staking e di vedere che potenziale c'è dietro questa coin. E quindi mi sembra giusto, insomma, oggi ammettere gli errori fatti e fare un passo avanti, voltare pagina. Quindi addio Ethereum, è stata bella come esperienza, però purtroppo, insomma, il mondo cambia, le tecnologie migliorano e si evolve. Come mai ho fatto questa scelta molto drastica? Insomma, chi mi segue dirà: ma questo è completamente impazzito. Beh, guardate, è veramente semplice, davvero basta provarlo. Avete visto quanto cavolo è veloce Cardano? Cioè, la velocità è la prima cosa che mi ha convinto. Io ho provato a mandare qualche ADA a un mio amico in Bangladesh, non ho neanche fatto in tempo a cliccare invia che gli era già arrivato. Impressionante. Poi invece ho provato con Ethereum e insomma per sbaglio ho messo le gas fee troppo basse, sai, non ho tutti questi soldi da poter buttare, e allora ho cercato di risparmiare un attimino, solo che sì, la transazione è partita, però lui è ancora lì che li sta aspettando, gliel'ho mandata un paio di mesi fa e giustamente mi fa: guarda che insomma io ho 40 anni, sai, l'aspettativa di vita media sono circa 70-80, non so se riuscirò a ricevere gli Ethereum, ma di fatto lo capisco benissimo e ha ragione. Poi vogliamo parlare anche del secondo punto, cioè la decentralizzazione. Quanto caspita è decentralizzata Cardano, ma non avete neanche idea. Soprattutto adesso, cioè l'azienda produttrice di Cardano, che prima produceva anche i blocchi di Cardano, adesso è addirittura uscita dalla produzione dei blocchi di Cardano. Se non è decentralizzazione questa, come la definite? Non lo so, guardate, davvero, non riesco proprio a... non so, non, faccio anche fatica a trovare le parole. Poi, vabbè, parliamo dei wallet, nel senso, il wallet di Cardano, già dal nome si capisce la superiorità. Mi è capitato una volta la sera al bar con gli amici, ovviamente quando non c'era il Covid. Sai, tu che wallet hai? Ma MetaMask, tu? Trust Wallet, ah, beh, carino, sì. Poi mi hanno chiesto a me: tu che wallet hai? Daedalus. Cioè si capisce subito chi è il maschio alfa lì dentro, cioè Daedalus è già un nome che è completamente altisonante. Poi, che altro? Beh, ovviamente le gas fee sono il solito tasto dolente di Ethereum, che ogni volta che insomma fai una transazione, se vuoi una certa velocità, se vuoi la transazione che almeno passi entro un paio di settimane, la mandi. Una volta mi è capitato, no? Ho mandato una transazione, 5 minuti dopo è entrato un agente immobiliare in casa mia con un'altra persona che gliela stava facendo vedere. Ho detto: scusa, ma cosa stai facendo? Mi fa: no, che era già stata messa all'asta perché ero troppo indebitato. Ho detto: vabbè, insomma, colpa delle gas fee di Ethereum. Gli ho detto: ascolta, la DeFi lei non la usa, come fa? Niente. E quindi, vabbè, ovviamente Cardano è di una velocità pazzesca. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto, ultimamente Cardano ha stretto un accordo con l'Etiopia per diventare la cripto più utilizzata di tutta l'Africa. Cioè, metteteci Ethereum, fategli usare Ethereum, cioè una transazione di Ethereum ti costa come il PIL dell'Africa praticamente, di gas fees, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ah, poi un'altra curiosità, non so se lo sapevate, che Charles Hodgkinson, come si pronuncia, aspetta, sì, dovrebbe pronunciarsi così, ha 33 anni, cioè lo sapevate? No, io gliene davo come minimo il quadruplo, non so voi, però insomma quando uno è intelligente, è così capace per produrre una cripto del genere, una tecnologia del genere, cioè i neuroni lavorano talmente tanto che la vecchiaia poi si fa sentire. Non è solo un luogo comune, no? Che le persone intelligenti, sai, pochi capelli, hanno un po' l'aspetto più trasandato, vabbè, oh. Però se ci porta una tecnologia del genere io glielo concedo. Anzi, questa è un'ulteriore prova di come ci si può fidare di fatto di una cripto del genere. Quindi mi spiace Ethereum, ma la nostra storia finisce qui. Io in realtà non ho altro da dire, beh sì,
Gli hater diranno, ma gli smart contract non ci sono ancora, ma arriveranno gli smart contract, state tranquilli, voi continuate a pagare i milioni le vostre gas fee per gli smart contract, poi noi ci penseremo, dai, ancora un paio d'anni e vedrai che arrivano anche gli smart contract, gli NFT e tutto quanto, e non vi preoccupate, state nel vostro e vedrete che va tutto bene. Giusto per finire, visto che insomma devo fare almeno 10 minuti di video, se no YouTube poi non me lo indicizza bene, adesso vi lascio, visto che non ho più niente da dire, non so più cos'altro dire, lascio un 5 minuti di Vitalik che balla, così, giusto per dare i 10 minuti al video, e buon primo aprile a tutti. Amici, finalmente ho aperto gli occhi e mi sono deciso a fare un passo nel futuro. Come faccio a dire tutte ste cazzate senza ridere? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing.
Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Why are they dancing? Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. This guy is dancing. Why are they dancing? Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Like when I saw Ivan's pants. Check out this dance. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing. Vitalik is dancing.